Tra pochissimo la prima puntata di Fishing Room. In ogni puntata ci sarà con me un ospite che si siederà qui e andremo a conoscerlo un po' meglio tutti assieme. Ospite di oggi, tra pochi secondi lo scoprirete, restate con noi. Buongiorno a tutti, vi presento il mio primo ospite, Diego Vezzaro, il cuoco subacqueo. Diego ha due grandi passioni, il mare e la cucina. Inoltre è un importantissimo collaboratore di Italian Fishing TV perché cura la parte enogastronomica del nostro portale. Ciao Diego! Ciao Michela! Levami una curiosità subito, quale delle due tue passioni nasce per prima, la pesca o la cucina? Ma guarda, diciamo la pesca sicuramente perché comunque essendo da parte di madre di origini liguri sono nato e cresciuto praticamente in acqua, quindi fin da piccolino andavo in acqua, mi immergevo con la mia bella maschera subacquea che al tempo erano delle belle maschere col facciale ovale, le mie prime pinne che erano quelle rondine di colore azzurro, armato di fiocine andavo a pescare fin da piccolino, insomma, quindi sono proprio nato in acqua. Quindi sicuramente la passione per il mare e per la pesca è stata la prima. Allora, Diego, pescatore in apnea, istruttore di pesca in apnea e pesca subacquea, giusto? Come e quando nasce il Diego apneista e come si evolve, diciamo? Diego apneista inconsciamente è nato appunto con il mare, nel senso questa al tempo appunto da ragazzini ci si immergeva, si andava sott'acqua con i piccoli mezzi che si avevano allora e quindi già da lì c'era nata questa passione. Poi una quindicina di anni fa mi sono avvicinato a livello proprio agonistico all'apnea professionale e quindi da lì ho fatto tutto il mio percorso fino a diventare appunto istruttore federale di apnea. Cosa cerchi nelle profondità del mare? Cerco innanzitutto la pace con me stesso, la pace interiore, nel senso che il mondo subacqueo e il mondo sottomarino è un mondo a sé, è un mondo nel silenzio dove si sente solo il rumore del mare e quindi ci si rilassa, è un mondo veramente completamente rilassante e c'è la pace totale, quindi andare nel mare è un po' riscoprire se stessi e riscoprire il tuo io interiore. Molti dicono che la pesca in apnea, che l'apnea è una delle massime espressioni di libertà. Tu sei d'accordo quindi? Sono d'accordissimo, sì, perché la pesca è un po' come tornare alle origini, nel senso che una volta l'uomo è nato con la caccia, la cattura, che fosse di terra o di acqua, e quindi andare armati di un fucile subacqueo con un solo colpo, con le proprie capacità fisiche sott'acqua, pescare un pesce non è una cosa da tutti, insomma, quindi è proprio un confronto tra te e l'animale, quindi un rispetto anche verso l'animale, insomma, quindi è proprio una sfida, ma una sfida di rispetto con l'ambiente, con la natura. Ma Diego, veniamo alla tua seconda passione, la cucina. Certo. Perché è importante cucinare per un pescatore? Per un pescatore è importante cucinare, fondamentalmente io lo vedo un po' un completamento del pescatore, nel senso un pescatore deve saper preparare le proprie prede, il proprio pescato e viceversa, insomma, uno che è in cucina che si prenda, che riesca a catturare le sue prede, lo trovo qualcosa di veramente bello, insomma, di completo, si completano un po' uno con l'altro, sicuramente. Quindi praticamente il pescatore che la domenica lascia la moglie a casa, va a pescare, può tornare con il pesce, quindi col pesce catturato e cucinarlo per lei. Certo. Così è, sì. Giusto? Così è, effettivamente così, anche se normalmente tendo a portare anche la famiglia sempre a pescare. Bravissimo. Quindi unisco l'utile al dilettevole, poi loro magari stanno lì a prendere il sole o fare altre cose e io poi vado in acqua e vado a pescare. Giustissimo. Perché ti definisci Dottor Jekyll e Mr. Hyde? Dottor Jekyll e Mr. Hyde perché diciamo che sono le mie due figure, il cuoco e il pescatore.
il cuoco è la figura, diciamo, più buona, la parte più buona, mentre il pescatore, diciamo, è quella un po' più cattiva, no? Che va a cacciare le sue prede. E quindi mi definisco un po' Dottor Jekyll e Mr. Hyde, un po' per riallacciarmi al discorso che avevo fatto prima, che si compensano una con l'altra. Sia il pescatore che il subacqueo fanno fatica a essere staccate una dall'altra e ognuno ha bisogno dell'altra. Ho visto un video fortissimo in cui tu entri in acqua vestito da pescatore, esci dall'acqua vestito da cuoco. Cioè. Un video molto carino, veramente molto carino. E quello è il video di presentazione del tuo libro. Sì, è il video di presentazione del mio libro, che poi, raccontando anche un aneddoto simpatico, quel giorno che siamo andati al mare a girare appunto queste scene, non ti dico quanta gente c'era in spiaggia a guardare, tutti curiosi. Immaginate la scena. Infatti, tutti curiosi, perché figurati te, uno che entra in acqua vestito da subacqueo, da pescatore subacqueo, e poi esce vestito da cuoco, guarda, c'era immagino le risate. Infatti, le... nel filmato, come magari possono anche vedere da casa, c'era tutte le persone dall'altra parte, cioè nel mare non vedevi nessuno, ma se avessimo fatto le riprese dall'altra parte c'era veramente tantissima gente. No, io l'ho visto l'altro giorno e ti giuro mi è piaciuto proprio tanto. No, è bello. Allora, veniamo un attimo al tuo libro, Semplicemente sì, Pesce, semplicemente una pesce. Guida innovativa per cucinare il pesce. Sì. Qual è la particolarità del tuo libro? Allora, la particolarità del mio libro è che oltretutto sta andando bene anche proprio per quello, è perché non è un classico ricettario di cucina, nel senso che è proprio un, io lo chiamo una scuola di cucina, perché spiega tutto dall'A alla Z, da come trattare il pesce, a come pulirlo, a come sfilettarlo, a come presentarlo in tavola, che è una fase molto fondamentale in cucina. E alternato tra un capitolo e l'altro di questo libro qua ci sono anche dei racconti, degli aneddoti, delle poesie o delle storie che riguardano o il mare o la pesca subacquea. O comunque anche la cucina, ci sono anche dei cenni storici di cucina. Quindi non è un libro noioso, è un libro che si può leggere anche prima di andare a letto, in cui ci sono racconti, aneddoti per persone che amano il mare. Sì. Allora, Diego, tu abbini anche però ad ogni piatto il vino giusto. Quanto sì. è importante il vino quando si mangia un buon piatto di pesce? È fondamentale, anche quello va a completare, diciamo, la creazione del piatto. E infatti, come dicevi giustamente tu, nel libro ci sono anche una trentina di ricette, di cui 15 ricette sono fatte esclusivamente col pesce pescato, quindi tutti i pescatori che siano con la canna, con una lenza a mano, con un fucile subacqueo che possono pescare, e altre 15 ricette che sono del pesce pescato abbinato a del conchigliame, a degli crostacei o dei molluschi. Tutte queste ricette qui sono tutte fotografate, quindi ogni ricetta ha la sua fotografia, e tutte le ricette hanno appunto un abbinamento a un vino che è stato fatto da un delegato della FISA, che è la Federazione Italiana Sommelier Albergatori e Ristoratori in Italia, che mi ha della parte, diciamo, della FISA di Imperia Savona, che mi ha appunto curato tutta la parte dei vini nel libro. Nel libro. E Benedetta Parodi dice cotto e mangiato. Diego Vezzaro cosa dice? Ma io dico pescato e mangiato, sicuramente. Non poteva essere altrimenti. Non poteva essere altrimenti. Diego, tu curi la parte enogastronomica del portale di Italian Fishing TV. Sì. E la curi davvero molto bene. Invito Grazie. Tra l'altro tutti i nostri telespettatori a visitarla, perché è davvero molto interessante. Che cosa possiamo trovare dentro questa parte enogastronomica? Allora, è una parte enogastronomica che devo dire sono molto soddisfatto innanzitutto. A parte una mia soddisfazione personale di collaborare con Italian Fishing TV, quello senz'altro, non c'era nessun dubbio. Però soddisfatto per la risposta che ho da tutti gli ascoltatori, appunto tutti gli utenti che bazzicano su Italian Fishing TV. Perché vedo che ci sono molte visualizzazioni, molti commenti sugli articoli che faccio, no? Positivi. E questo è molto bello e anche una bella soddisfazione. Nella parte enogastronomica del portale di Italian Fishing TV, che come giustamente hai detto tu, invito tutti ad andare a vedere perché è molto bella, spaziamo da tutto quanto a interviste a personaggi famosi inerenti alla cucina, ricette regionali, ricette estere, andiamo a fare delle recensioni a dei locali, facciamo tantissime cose. Quindi una enogastronomia a 360 gradi come il portale di Italian
Italian Fishing TV. Ma uno che non ha veramente mai preso una padella in mano, che non sa nulla di cucina, può tramite la tua parte enogastronomica imparare e fare i primi passi per avvicinarsi al mondo della cucina? Senz'altro, perché nel portale non sono solo ricette, ma ci sono appunto anche delle tecniche. Noi facciamo appunto delle uscite, degli articoli, faccio degli articoli dove ci sono proprio spiegate anche delle tecniche di cucina. Quindi uno, se si va a rivedere tutti gli articoli nella parte enogastronomica, può trovare tutto quanto, perché gli articoli comunque rimangono sempre sul portale giornalistico. Allora, svelami un segreto: che cosa non deve mai mancare quando si cucina un piatto di pesce? In cucina, che cos'è che non deve proprio mai mancare? Sicuramente il pesce, ti direi. Sicuramente ti direi il pesce. Guarda, il pesce, io sono convinto, il pesce in se stesso, cioè un pesce crudo sicuramente è la cosa più buona che esista. Aspetta, ti fermo. Fermo Diego. Esatto. Allora, il pesce crudo lo sappiamo, è buonissimo e sta avendo tantissimo successo in Italia, tantissimo. Dai carpacci alla al tartare. Sushi, alla tartare. Però, Diego, il pesce crudo è un po' pericoloso. Io so e sento sempre parlare di questa anisakis. Sì, è vero. Allora, l'anisakis, adesso infatti stavo facendo anche un articolo apposta per tutti gli ascoltatori. Allora, diamo qualche anticipazione. Sì, diamo qualche anticipazione. L'anisakis è un verme che si trova nel pesce crudo, in quasi tutti i tipi di pesce, in alcuni di più rispetto che ad altri. E la cosa sicuramente da fare è abbatterlo, cioè ci vorrebbe un abbattitore, quindi portarlo a una temperatura di meno 35 gradi. Siccome in casa normalmente nessuno ha un abbattitore di quelli industriali, si può surgelare, che è diverso da congelare. Congelare, diciamo che la congelazione va a 18 gradi, che è il classico freezer che abbiamo in casa, mentre la surgelazione arriva a temperature anche di meno 30, meno 40 gradi. Con la congelazione va bene anche quella, però ci vogliono dei tempi di congelazione molto più lunghi. Quindi qualsiasi pesce che mangiate, che ve lo danno anche al ristorante, che sia appunto non trattato, quindi crudo, sicuramente non è pesce fresco appena pescato, ma deve essere comunque trattato e surgelato oppure abbattuto. Quindi praticamente o è abbattuto, però come abbiamo detto l'abbattitore, diciamo, non è comune nelle nostre case, oppure bisogna congelarlo. Però non surgelarlo, ma congelarlo. Per congelarlo, quindi in pratica, noi lo mettiamo nel nostro freezer di casa, però dobbiamo lasciarlo appunto con dei giorni nel nostro congelatore, perché appunto questa congelazione duri più a lungo e permetta all'anisakis di morire. Ok, io questa era una cosa che volevo sottolineare e volevo chiederti, perché amiamo tutti, tanta gente ama il pesce crudo, però non sa appunto come cucinarlo, perché comunque anche il pesce crudo deve essere cucinato, e alcune volte si rischia appunto di incorrere in infezioni. Quindi quello che hai detto tu è molto importante per chi ci segue da casa. No, ma infatti io, guarda, personalmente ti dico, io vado a pescare il mio pesce, lo pulisco direttamente in acqua. Perché? Perché quando lasciamo, normalmente l'anisakis ha delle uova, queste uova si trovano nell'intestino dell'animale. Sì. Lasciando il pesce una volta morto, queste uova si trasferiscono dall'intestino alle carni del pesce. Eviscerando il pesce direttamente in acqua, quindi per tutti i pescatori di Italian Fishing TV, eviscerando il pesce in acqua direttamente e pulendolo subito appena pescato, il rischio è molto basso, anche se non si annulla completamente, però il rischio è molto basso. Io personalmente ho sempre pescato le mie prede, le ho sempre pulite, le ho sempre mangiate e non mi è mai successo nulla. Anche se l'infezione di anisakis è molto pericolosa, perché in quel caso lì non ci sono medicine, ma l'unica cosa è proprio un'operazione chirurgica direttamente allo stomaco. Quindi, ecco, è proprio quindi una... bisogna stare molto attenti. Quindi ricordiamo che il consiglio che dà Diego è quello proprio di pulire il pesce appena pescato, voi pescate il pesce e lo dovete pulire immediatamente se intendete cucinarlo, farlo crudo, mangiarlo crudo. Ok, e passiamo ad altro, continuiamo a parlare sempre di cucina, perché io amo tantissimo cucinare e ti ascolto con immenso piacere. Quanto conta un fumetto di pesce per...
Tantissimo. Fare un risotto per... Tantissimo. Io come faccio di solito l'esempio che faccio è questo qua. Faccio sempre il classico esempio della cernia, no? Visto che questa cernia ormai sì, io e la cernia poi ne parliamo abbiamo, della cernia. Abbiamo un feeling particolare. Poi ne parliamo della abbiamo cernia, un feeling perché particolare. Devo fare un appunto sulla cernia. La cernia normalmente viene pescata, quando viene pescata viene ad esempio la cernia come altri pesci. Come altri pesci. Viene normalmente pescata e messa sulla griglia, nel caso della cernia viene messa in forno. L'esempio che faccio io è dico, prendiamo una cernia, la possiamo sfilettare, no? La possiamo sfilettare, quindi dai filetti facciamo un carpaccio o una tartare di cernia cruda. Con la testa e le lische possiamo fare un buonissimo brodetto di pesce, un brodetto di pesce che ci servirà poi a fare appunto un eventuale risotto con la cernia. Un risotto. E magari degli altri filetti della cernia li possiamo tagliare più alti e farla al forno, in padella, farla fritta. Ecco che con una semplice cernia abbiamo fatto un antipasto, abbiamo fatto un primo piatto che è il risotto e abbiamo fatto anche un secondo. Vedi, con lo stesso piatto, quindi è proprio come trattare il pesce che è l'importante. Quindi no? Praticamente non sprecare niente. Non sprecare niente. Non assolutamente. E addirittura io nel mio libro non l'ho messo perché sono cose molto più tecniche, però ci sono alcune parti anche dell'interiore, quali il cuore, quali il fegato, che vengono utilizzate, le guance di alcuni pesci che vengono utilizzati per preparare delle salse o dei bocconcini succulenti che al ristorante li fanno pagare anche parecchi. Allora, volevo chiederti quanto conta la stagionalità dei prodotti in cucina, delle verdure, del pesce? Tantissimo, la stagionalità dei pesci non è la stagionalità intesa che il pesce lo si può trovare solo in quel determinato periodo, in alcuni esemplari sì, in altri no. Più che altro è una stagionalità dovuta proprio a una salvaguardia dell'animale in se stesso, quindi di non andarlo a pescare nei suoi periodi riproduttivi, di avere un attimino, noi pescatori in apnea spesso veniamo bistrattati perché sembriamo un po' quelli che vanno a rovinare l'ambiente marino, invece il pescatore in apnea, quello proprio ligio al suo dovere, ha proprio un amore estremo per il mare, un amore per gli abitanti del mare, per tutti gli abitanti del mare, e c'è proprio questo rapporto di passione, di voglia di stare insieme al mare, no? È una cosa che ci portiamo dentro, sia non solo in acqua ma anche fuori dall'acqua. È proprio uno stile di vita, e andare in apnea è proprio uno stile, essere apneisti, sia pescatori o non pescatori, è proprio uno stile di vita sia dentro e fuori dall'acqua. Ma Diego, non hai mai paura? Nel senso, quando ti immergi in acqua a grandi profondità, quando vedi questi pesci giganti che ti nuotano intorno e tu sei lì da solo, vedi il buio, oddio, a me mi prenderebbe un po' di terrore, sinceramente. Sì, no, paura no, assolutamente, anzi è quello che ricerco sempre, anzi ho questa passione proprio per il mare che me lo sogno anche di notte. No, io come dicevo prima ho rispetto per il mare e il mare ha rispetto di me. E quindi immergersi nel mare è un po' cullarsi, sentirsi cullati. Ricordo che noi siamo nati nell'acqua, cioè siamo stati 9 mesi nel grembo materno dentro l'acqua, quindi siamo nati proprio in un ambiente acquatico, tanto che addirittura adesso ci sono sempre più nascite di bambini che vengono fatte in acqua, perché sembra da studi medici che poi i bambini da adulti abbiano una tranquillità maggiore, insomma un comportamento più rilassato. E più stai in acqua e più il mare ti culla, ti dondola, è proprio un amore reciproco proprio verso il mare, quindi assolutamente paura no, anzi. E io vorrei che i nostri telespettatori imparassero qualcosa da questi 10 minuti, 20 minuti in cui stiamo insieme, e quindi vorrei parlare del pesce fresco, cioè come si riconosce il pesce fresco? Quando andiamo in pescheria oppure non so, quando dobbiamo andare a mangiare appunto il pesce, cioè come possiamo noi riconoscere il pesce fresco quando anche lo dobbiamo acquistare, insomma? Allora, il pesce fresco si può, allora per quanto riguarda la pescheria e i ristoranti sono due cose diverse, no? Nel senso che il pesce purtroppo lo si può camuffare sia da fresco che da cotto in tantissime maniere. Normalmente il pesce fresco, anche se ci sono dei prodotti chimici che vengono utilizzati, se appunto invitiamo anche gli telespettatori ad andare su
gli articoli dell'enogastronomia, c'era un articolo in particolare che parlava di questo prodotto, il cafodos, che è un prodotto spagnolo che viene dato appunto sui pesci freschi così, perché dà al pesce un aspetto bello, anche se il pesce può avere più giorni, quindi proprio lo trasforma, no? Ed è utilizzato anche in Italia? Ci sono stati dei casi anche in Italia, purtroppo, però appunto poi c'è tutte la finanza, tutte queste cose qui che comunque fanno i dovuti controlli. Normalmente un pesce fresco comunque lo si può vedere dall'occhio, che deve essere bello, brillante, non infossato, la consigliata. Quindi l'occhio deve essere brillante e bello proprio pieno, non infossato, l'occhio pieno lucido, e brillante. Bello brillante. Lo stesso anche la carne, cioè la carne del pesce deve essere bella brillante, luminosa, e anche al tatto il pesce non deve infossarsi, quindi si deve proprio tornare. Quindi magari toccatelo, deve infossarsi. Sì, non deve rimanere, non deve essere morbido, occhio, insomma. Occhio pieno, bello limpido. Limpido. Sì. E lucido, insomma. Okay. Senz'altro. E poi, insomma, dall'aspetto non deve avere ovviamente nessun tipo di odore. Il pesce fresco non ha odore, il insomma. Pesce fresco non ha odori. Diego, tutti sono alla ricerca di pesci pregiati. Che valore dai tu invece al pesce povero? Ah, il pesce povero per me è molto importante, dovremmo dare tutti più spazio al pesce povero. Purtroppo le richieste di mercato adesso sono sempre i soliti pesci, no? Quindi il branzino, il dentice, l'orata, i gamberoni, il polpo, tutti questi pesci sono quelle 10 tipologie che girano i mercati, perché il mercato richiede quello. Invece il pesce povero, che oltretutto è anche molto più ricco di omega 3, quindi fa anche molto più bene, e io faccio un appello a tutti quanti di comprare il pesce, o se non lo pescate, di comprare il pesce italiano, cioè compriamo il nostro pesce, mangiamo il nostro pesce dei nostri mari, piuttosto di andare a comprare un pesce d'allevamento che arriva dalla Grecia o dalla Spagna o da altri paesi. Prendiamo il nostro pesce povero, che addirittura delle volte, perché non c'è mercato, magari vengono proprio buttati via direttamente in mare dai pescherecci una volta pescati. Quindi insomma valorizziamo il pesce povero, perché è molto buono in cucina, molto bisogna saporito. Saperlo trattare, molto saporito. Infatti anche nella rubrica enogastronomica mettiamo anche delle ricette con il pesce povero, proprio per valorizzare questo, il pesce nostrano, insomma, il pesce italiano. Ma levami un'ultima curiosità, perché il mio tempo sta per scadere. Ma ad esempio, si può mangiare il pesce di lago? Non so, si può mangiare una carpa, un cavedano? Si certo, possono mangiare? Ci sono molti ristoranti in zone di lago che preparano questi pesci qua. Un risottino con la tinca, un lucio in salsa o tanti altri pesci, la carpa fritta. Ci sono tantissime zone, località che hanno appunto, non avendo il mare vicino, preparano queste prelibatezze con i pesci d'acqua dolce, senz'altro, ci sono molte ricette. Ok, allora terminiamo la nostra intervista con una frase molto significativa. Noi siamo quello che mangiamo, sei d'accordo? D'accordissimo, noi siamo quello che mangiamo, e una cosa, un appello che faccio appunto, visto che parliamo di questo, noi siamo quello che mangiamo. Non solo il pesce di qualità, ma anche tutti gli ingredienti che utilizziamo per la ricetta di pesce devono essere di qualità. Dal pomodorino coltivato, dell'orto, all'olio buono, al sale di un certo tipo, delle nostre saline ad esempio. Quindi creiamo questa cultura, abbiamo un valore molto importante in Italia nell'enogastronomia. Penso siamo uno dei paesi al mondo dove facciamo da mangiare meglio di tutti. Sarà campanilismo essendo italiano, però è così. Diamo valore ai nostri prodotti, utilizziamo i nostri prodotti, cerchiamo di comprare i nostri prodotti italiani, insomma. Abbiamo tantissimi coltivatori, abbiamo tantissime aziende che producono dei prodotti buonissimi italiani, e diamo valore a queste aziende, insomma. Ringraziamo Diego per essere stato con noi, grazie per tutte le informazioni, notizie, per tutto quello che ci hai saputo trasmettere e comunicare in questa mezz'oretta assieme. Grazie. Io, cari telespettatori, vi saluto, ci vediamo alla prossima puntata di Fishing Room.